What's up you guys and welcome back to my channel. Avevo creato negli anni scorsi un video dove parlavo di come trovare un lavoro negli Stati Uniti, se siete ancora in Italia. Tuttavia quel video è vecchio ormai di qualche anno, allora siccome sono cambiati i presidenti, sono cambiate le situazioni economiche, sono cambiate tante cose nel paese, forse ho pensato era il caso di fare un video moderno più per i nostri giorni. Come sempre non diffondo pareri legali, ma semplicemente informazioni basate sulla mia esperienza personale e sono in America da 10 anni, quindi qualcosa posso condividere. Naturalmente questo video è di soli pochi minuti, se fate sul serio vi raccomando di fare il mini corso di un'ora su come trovare uno sponsor negli Stati Uniti sul mio sito. Visto che questo video vuole essere il più contemporaneo possibile, 2023, comincerei con una considerazione basata sulla mia esperienza personale. Solitamente gli anni più complicati per ottenere visti o magari per ottenere un rinnovo dei visti, come è successo nel mio caso in passato, sono quelli in cui ci sono le elezioni presidenziali americane. 2016-2020, esempi personali. Una buona notizia quindi, nel 2023 non ci saranno elezioni presidenziali. Quindi può essere un anno buono per provare questo trasferimento in America. Prima di cominciare a cercare lavoro però dovete chiedervi qual è la vostra situazione personale, dovete analizzare il punto della carriera in cui siete, il punto della vostra vita in cui siete, perché le strade saranno diverse in base a quello. Sapete, tanti ragazzi che non si sono nemmeno ancora diplomati mi scrivono e mi dicono che vorrebbero trasferirsi al più presto. Questa cosa spesso mi lascia perplesso perché quando uno è ancora praticamente agli inizi della propria carriera non ha molta esperienza da portare sul campo. Ed è dopo che si accumula un po' di esperienza che magari ci sono più strade possibili. Ma basta con le premesse e andiamo ai consigli veri e propri. Numero 1, massimizzate la vostra situazione attuale. Quello che voglio dire è che in base alla fase della vita in cui siete potete avere specifiche opportunità. Per esempio, se siete studenti universitari o se la vostra laurea è stata meno di 12 mesi fa, siete eleggibili per il visto J1, visto dello scambio culturale, per fare uno stage negli Stati Uniti. Oppure, sullo stesso discorso, ecco un altro esempio. Sapete che per alcuni visti ci sono dei limiti di visti annuali che possono essere concessi, per esempio l'H1B 85.000 cap, ma ci sono dei settori in cui questo limite non c'è. Uno di questi settori è il settore delle università e delle related non-profit entities. Questo significa che se voi andate nel sito di un'università e trovate un lavoro la cui job description corrisponde esattamente a quello che voi sapete fare, beh, in quel caso non ci sono limiti per quella università ad assumere stranieri a fare visti. Quindi se voi volete lavorare in quel campo, se quello è un lavoro che vi interessa, ci sono molti meno ostacoli che ci potrebbero essere per un lavoro, che ne so, da business analyst per esempio, o per un lavoro da software engineer in un settore che non sia appunto l'università. Sapere tutti questi piccoli accorgimenti è quello che effettivamente può fare la differenza tra farcela e non farcela. Un altro consiglio è quello di fare l'application per il lavoro sul sito dell'azienda stessa. Ora ci sono tantissime aziende in America, non tutte fanno i visti, quindi focalizzatevi solo su quelle che li hanno già fatti. Per esempio, mettiamo che lavoriate nel settore hospitality come camerieri. Un datore di lavoro che leggo nella lista ufficiale di chi ha fatto visti H2B fino ad oggi nel settore food preparation and serving related occupation è Bonita Bay Club a Bonita Springs in Florida. Oppure cambiamo stato, per esempio, Georgia Atlanta, il Cherokee Town and Country Club di Atlanta, Atlanta. Ha fatto visti H2B per questa categoria. No, ce ne sono migliaia di company, questi sono solo due esempi, ma è così che si fa. Altro suggerimento è quello di cambiare lavoro in Italia e andare a lavorare per un'azienda multinazionale. Si deve trattare di una multinazionale che abbia una sede negli Stati Uniti o che sia, diciamo, con l'headquarter, il quartier generale negli Stati Uniti, ed abbia una filiale in Italia. Esiste infatti il visto L, riservato a posizioni manageriali o di specialized knowledge, cosiddetta. E qualunque azienda con un profilo da multinazionale può usare questo visto se rientra nei canoni corretti. Qualche esempio di aziende di cui io ho conosciuto dipendenti col visto L includono General Electric, un mio amico di Milano fu mandato prima a Cincinnati, poi a Boston, anzi no, a Connecticut. Ernst & Young, Capgemini, Cargill a Minneapolis, dove vivevo, c'erano tantissimi impiegati di Cargill a Minneapolis che erano brasiliani e vivevano
in Stati Uniti, in Minnesota, con il visto L. Queste sono tutte grandi aziende, ma non fatevi condizionare necessariamente dalla grandezza. Qualunque azienda multinazionale, non importa il size, può essere eleggibile per questo visto. Ora ricordatevi che questo visto magari avrà un percorso un po' più lungo da ottenere, perché prima di ottenerlo dovete essere stati impiegati e pagati da questa azienda per almeno un anno in modo continuativo. Quindi magari fate il movimento di cambiare lavoro quest'anno e poi l'anno prossimo potrete usufruire di questo visto, se esiste un progetto negli Stati Uniti che la company vuole farvi fare. Altro suggerimento: trovate persone che vivono già negli Stati Uniti e chiedete a loro di raccontare la loro storia. Dico sempre che l'immigration è spesso copiare chi ha già fatto questo percorso, o come minimo prendere ispirazione da queste persone. Now, sui social media oggi è pieno. Fino a pochi anni fa magari non eravamo in tanti, no, a raccontare la nostra vita negli Stati Uniti, ma oggi potete trovarne in ogni social media. Ora, c'è anche gente che è appena arrivata, quindi magari non ha una visione d'insieme completa, quindi magari selezionate un po' le persone a cui volete ispirarvi. Io lo faccio già da alcuni anni, quindi ho la credibilità, già mi conoscete. Ma chi è appena arrivato in America, magari prendetelo un po' più con le pinze. Un'altra via invece è quella di crearlo voi stessi, il lavoro in America per voi. Siamo italiani, siamo un popolo con grandi idee, che ha creato grandi prodotti di eccellenza, e continueremo a farlo nel corso dei prossimi anni. Ecco perché il visto E2, quello da investitore, è sicuramente una strada fattibile. Tra l'altro, questo è uno dei visti che ha il più basso tasso di visti negati. Quindi, se il business plan che farete, se l'idea che avete è fattibile, penso proprio che questo visto possa essere una giusta opportunità per voi. Serve un investimento sostanzioso e un business plan fattibile. E poi potete fare la vostra application per il visto e vedere cosa succederà. Anni fa, in questo video, che è stato uno dei più visti nel mio YouTube channel, avevo anche menzionato la possibilità di sfogliare le pagine di America Oggi, il quotidiano della nostra comunità italoamericana, stampato in italiano nel New Jersey e diffuso principalmente in Connecticut, New York e New Jersey. Purtroppo i tempi cambiano e da un anno America Oggi non è più pubblicato in stampa, e quella pagina con tutti gli annunci, no, di lavoro che c'erano, non è più disponibile. In generale si tratta di una grossa perdita per la nostra collettività negli Stati Uniti, quella di non avere più America Oggi nelle edicole. Ma come questo video vi ha spiegato, le possibilità sono tante, e allora quello che conta è capire bene, in base alla propria situazione attuale, quali sono le strade specifiche che si possono applicare, e da lì cominciare la vostra ricerca. Quindi buona ricerca a tutti, until next time, peace out.